Bene. Oggi parliamo di interpolazioni spaziali e di interpolazioni dei dati. Un caso specifico, per esempio, quello che avete visto l'ultima volta sulla radiazione. No? La radiazione voi l'avete calcolata in un punto specifico, certamente attraverso tutti gli attributi anche spaziali. Però in un solo punto, quella radiazione si può calcolare in tutti i punti su un raster di, per esempio, che copre il bacino che voi state analizzando. Tuttavia, questa estensione spaziale a tutti i punti dello spazio su una griglia comporta dei problemi. In particolare, per esempio, nel caso della radiazione, il problema era rappresentato dal fatto che ci sono dei coefficienti di attenuazione che possono essere valutati laddove ci sono le stazioni meteorologiche che misurano la radiazione incidente, ma queste attenuazioni non sono calcolate altrove. Allora, noi ci troviamo nella soluzione di avere alcune misure che sono distribuite spazialmente e dobbiamo calcolare il valore con alcune misure, alcune stime di alcune grandezze distribuite spazialmente, però in un numero limitato di punti, e le dobbiamo estendere a tutti i punti dello spazio. Questo è un tema piuttosto comune in idrologia, e quindi noi andiamo a risolvere. Quello che faccio oggi è che vi presento la prima rassegna basata sulle slide che non sono mie, ma non sono di questo Alberti, che ho trovato, sono abbastanza rispondenti a quello che penso anch'io. Salvo una parte dopo invece che più di calcoli, che poi dipende da me. Cioè farò una rassegna generale e poi vi parlerò di un metodo particolare che si chiama Kriging o Kriging. In generale noi siamo in questo tipo di fenomeni, cioè abbiamo a disposizione un campo di variabili. Qualche volta queste variabili sono già molto distribuite tra di loro, per esempio sono assegnate su punti che vedete, su molti punti di una certa regione geografica, ma possono essere rappresentate anche in altri modi. Diciamo che il caso a cui noi ci riferiamo più genericamente è quello in cui ci sono tanti punti. In particolare ci occupiamo di interpolazione dei campi scalari in questo caso, ma normalmente un campo vettoriale, l'interpolazione dei campi vettoriali potrebbe essere trattata come l'interpolazione di più campi scalari o di campi tensoriali. Vedete, abbiamo una variabile che è distribuita in tanti punti come quelli che vedete sulla sinistra, che in quel caso sono quote rappresentate su una griglia, e dobbiamo arrivare a restituire una cosa come quella che vedete sulla destra, che è una superficie continua. Ovviamente, dato un insieme di scarti di punti, volendo interpolarlo con una superficie continua, l'insieme delle soluzioni a questo problema è infinito, il problema non è determinato, non è unico. Quindi bisogna in genere adottare delle altre, cioè oltre ai dati che abbiamo, dobbiamo anche aggiungere delle conoscenze per ottenere queste curve continue che noi otteniamo, questi soft data. Qui suddivide gli interpolatori come interpolatori esatti, come quelli che passano attraverso i punti, e interpolatori approssimati che non passano attraverso i punti. Naturalmente questa è una delle tante classificazioni dei metodi. In realtà poi i metodi sui quali noi interpoliamo i punti sono, dal punto di vista matematico, un paio, o due o tre, e poi li andremo anche ad illustrare. Poi possono essere interpolatori globali, cioè noi cerchiamo di interpolare per esempio una superficie nota su tutto l'insieme dei dati. Evidentemente
possiamo sia passare attraverso tutti i punti che non passare attraverso tutti i punti, e comunque sì, il problema è quello di determinare queste superfici che sono interpolanti. Il supporto è l'area sulla quale noi attuiamo l'interpolazione. Normalmente scompare alla fine dell'interpolazione, perché poi, per esempio, il sistema viene rappresentato come una curva, una superficie continua, per esempio, oppure viene rappresentato su una griglia che però non ha la densità della griglia originaria dei punti, quindi il supporto iniziale tende a scomparire. È chiaro che il supporto iniziale ha un effetto importante sul risultato finale. Qualche volta, quando parliamo di interpolatori globali, questi interpolatori globali sono chiamati trend, possono essere superfici o, cioè, per esempio qui vedete questa superficie grigia che interpola i dati, ma i dati poi sono molto più variabili della superficie medesima. Questa può essere usata come una base di partenza per poi aggiungere altri tipi di interpolatori sui quali, che ci permettono di recuperare i dati in modo migliore. Questa è un'interpolazione con un piano, come vedete poi i punti sono segnati da pallini bianchi e neri, ed abbiamo una variazione rispetto al piano dei dati osservati. Ancora qui, i trend come sono calcolati? Normalmente si usano dei polinomi di ordine elevato. Questi polinomi in questo caso sono globali, cioè su tutta l'area, su tutto il dominio, e il problema da risolvere è quello di determinare i coefficienti A, B, C e D. In genere si determinano con un metodo legato ai minimi quadrati, cioè questi parametri vengono determinati minimizzando quello che in altre occasioni abbiamo chiamato lo scarto quadratico medio. Qui una rappresentazione lineare, unidimensionale di un problema di questo tipo. È ovvio che se noi abbiamo n punti, usiamo polinomi di grado n e riusciamo a passare attraverso tutti i punti. E quindi in qualche modo riproduciamo i dati osservati in modo esatto. Ma non è necessariamente vero che questa sia un'ottima operazione da fare, in quanto il passaggio attraverso tutti i punti, per esempio, comporta l'interpolazione anche dell'errore di misura. Quindi non interpoliamo più il fenomeno, solamente il fenomeno vero che vogliamo osservare, che vogliamo descrivere, ma interpoliamo anche il rumore che ha generato alcune variazioni di questi punti rispetto alla posizione in cui si troverebbero se non si dovrebbero trovare. La misura è sempre affetta da errore. Quando noi usiamo sistemi di interpolazione troppo mi viene da dire accurati, ma non è la parola esatta, che passano attraverso tutti i punti, generalmente non facciamo un buon servizio, perché appunto sovraparametrizziamo, diciamo, la superficie che noi dobbiamo ottenere. Questi che abbiamo visto sono tutti sistemi di interpolazione globale, però qualche volta questi sistemi non sono ritenuti adatti a riprodurre quello che noi vogliamo restituire. Cioè non danno una restituzione ottimale rispetto ai problemi che stiamo analizzando. Per cui, per esempio, si possono introdurre
sistemi di interpolazione locale, cioè che sono legati a un certo intorno di dati, in un certo intorno, non su tutto il dominio. Per esempio, assumendo che il processo sia non stazionario sul dominio grande e sia invece stazionario sul dominio piccolo, abbia un certo grado di omogeneità sul dominio piccolo e così via. Ci sono vari metodi di stima locale, uno di questi è il polinomio di Thyssen che adesso vi vado a mostrare, l'altro è l'inverse distance weighting, e l'altro uso delle funzioni di struttura, diciamo, per poi costruire le curve, infine il fringing, che è quello che, sul quale poi ci soffermeremo. I metodi locali che cosa consistono? Consistono nel scegliere o nel definire attraverso un'opportuna categorizzazione un intorno di influenza, un raggio di influenza relativo alle misure che vogliamo fare, e si considerano, centrando in questo caso dei cerchi sulla misura, sul punto che noi vogliamo, sul quale vogliamo interpolare la misura, si disegna un cerchio rispetto al quale poi si considerano tutti i punti compresi in questo cerchio nel processo di interpolazione. In alcuni casi ci sono anche delle evidenti discontinuità, come potrebbe essere una discontinuità presente nel paesaggio e dovuta alla presenza di burroni, di dighe o di cose di questo tempo. Ci sono anche metodi per tener conto delle scarpate e di queste caratteristiche. Il modo classico con cui per esempio si interpolavano le precipitazioni in idrologia è quello conosciuto come il poligono, metodo dei poligoni di Thyssen. Il metodo dei poligoni di Thyssen consiste in attribuire a ciascun punto di misura un'area di competenza. E come si fa? Supponiamo di avere qui tre punti. Facciamo quattro. Si congiungono questi punti, per esempio in questo modo qua. Dopodiché si suddividono i tratti con le mediane, i punti di incrocio si tracciano le mediane. Vabbè, questa in questo caso così, e poi queste si incontrano in un punto, e così per ciascuno di questi ho disegnato delle aree di influenza usando elementi di geometria semplice dal punto di vista concettuale, ma difficile da usare dal punto di vista numerico. Dobbiamo triangolare tutte le superfici, usare un metodo di triangolazione, di solito questo si chiama metodo di Delaunay, e poi suddividere e poi appunto separare le aree di competenza che lì in qualche modo ho colorato o disegnato. È facile da fare sulla carta con un compasso e con un righello. Se io ho una mappa o dei punti su una mappa, con il compasso e il righello riesco a tracciare queste aree di competenza. Per farlo dal punto di vista numerico devo adottare gli algoritmi opportuni. Ok. Dopodiché attribuisco all'interno di ciascuna delle aree, come vedete rappresentato nella figura bianca a destra, il valore misurato del punto all'interno delle aree, a
attribuisco il valore a tutta l'area. Evidentemente la superficie di valori, per esempio in questo caso potrebbero essere precipitazioni, è discontinua, perché i vari punti misurano precipitazioni differenti e dove, laddove i domini sono adiacenti c'è un salto di misura. Il risultato appunto può essere questo, relativo non tanto in questo caso, relativo alle quote, una misura di quote che qui sono restituite come vedete su questi poligoni di Pissel. Chi ha fatto questo lavoro è la Mitasova, che ha poi costruito un metodo di interpolazione per spline, come vedremo, che è implementato in GRASS, uno strumento che voi conoscete. Questa è la rappresentazione fatta un po' meglio di quello che vi avevo rappresentato alla lavagna, cioè ogni punto viene attribuito un poligono, congiungendo poi qui gli elementi e poi tutto viene calcolato. Dal punto di vista algoritmico, per fare questa operazione con i poligoni di Pissel, noi dobbiamo prima triangolare tutti i punti, un po' come avevo fatto io prima, e poi tracciare le aree. Qui non sono, secondo me, tracciate benissimo. Tracciare le aree attorno ai triangoli, attribuendo i poligoni a ciascun punto. In realtà, dal mio punto di vista, i metodi di interpolazione, diciamo, si suddividono in due grandi categorie. Uno che consiste nell'approssimare una certa funzione ideale che dovrebbe riprodurre i dati in base all'idea che mi sono fatto del fenomeno, e l'altra, molto semplicemente, è quella di dire che il dato in un punto generico Z, o meglio la stima di questo dato, è una qualche media, anzi non la scrivo così, è una qualche media di lambda con i delle misure che io ho in tutti i punti i. Per esempio, se ho n punti, questo in n punti. Il metodo del distance weighting, inverse distance weighting, è effettivamente un metodo in cui, di questo tipo, in cui deve assegnare questa è una media pesata e devo assegnare i pesi. È abbastanza facile dimostrare che la somma su tutti i pesi deve essere uguale a 1. E poi vediamo come questo viene realizzato nel caso dell'inverse distance weighting. Viene realizzato in questo modo qua. E il peso qui non è chiamato lambda, come ho scritto io sulla lavagna, è chiamato W. Il mio lambda qui è uguale a che cosa? È uguale a V con I diviso somme per I che va da 1 ad N dei V con I. In questo modo garantisco automaticamente che la sommatoria su tutti i pesi è uguale a 1. Cioè, ma qual è il peso che io attribuisco nell'inverse distance weighting alle singole misure? Beh, dico che due misure, dico che il peso è inversamente proporzionale ad una certa potenza con esponente n definito dall'utilizzatore della distanza che separa i due punti. Cioè, per esempio, se la precipitazione che cade sulla mia testa è correlata alla,
precipitazione che cade sulla sua testa, il peso però, con la parola correlazione andrebbe usata con più attenzione, diciamo, ma è legata, diciamo, alla, alla precipitazione in modo relativo all'inverso della distanza che ci separa. Quindi le nostre due precipitazioni, quelle che cadono sulle nostre teste, sono molto più legate di quelle, per esempio, con il Signore che sta in fondo, che è più distante. M diventa un parametro di calibrazione del nostro fenomeno. Il, è ovvio che ognuno di questi metodi ha vari problemi, in particolare l'inverse distance weighting potrebbe portare a l'inverse distance weighting tende a, si comporta, diciamo, dando una risposta che varia, è una variazione sul tema della media, è una media pesata e quindi tende a restituire delle, delle curve che sono generalmente più continue di quelle del fenomeno che si osserva. Un altro fenomeno, questo è sempre precipitazioni, mi piace, mi pare, sono quelli che si chiamano bull eyes, letteralmente occhi, occhi di toro, perché tende a generare delle zone circolari intorno ai punti che hanno valori prossimi tra di loro. Questo tipo di caratteristiche di, non sono, non sono, non riproducono in genere il fenomeno, non riproducono la variabilità anche spaziale del fenomeno, e quindi se ne dovrebbe tenere, e quindi non vanno bene neanche in questo modo. Le funzioni radiali tengono, sono delle superfici, sono interpolazioni di superfici che ragionano sulla natura delle superfici. Sulla, fanno dei ragionamenti sulla, sulle curvature e, ma di questo non parleremo più di tanto. E, e infine il metodo, uno dei metodi certamente molto usati sono le spline, in particolare voi sapete, cioè, due punti, potremmo connettere tutti questi punti con rete. Se li connettiamo con rete, otteniamo una rappresentazione continua della superficie, è una prima approssimazione di quello che succede. Possiamo specializzare la cosa in due dimensioni quando ci serve, però un inconveniente è che la curva è discontinua dove ci sono i punti. La prima, il primo miglioramento dal punto di vista della continuità delle funzioni in questo caso è quello di assumere che le derivate siano continue nei punti medesimi. Quindi pongo in pratica tre condizioni su un unico tratto. Queste tre condizioni naturalmente possono essere soddisfatte solo se io interpolo, uso per le mie curve, una, per esempio un polinomio con tre parametri, quindi un polinomio di terzo grado. Posso anche controllare ulteriormente la curvatura, cioè quanto e come si girano questi questi elementi, andando a variare dei parametri che nell'ambito di questa letteratura si chiamano tensioni. In classe è implementato questo metodo della Mitasova e di Mitas, che forse suo marito era, non so, è suo marito, Mitas e Mitasova, che hanno che usano splines regolarizzate con le tensioni. Eh,
sregolando la tensione, la superficie appare più o meno continua. E naturalmente questo è un parametro, come dire, che viene usato a sentimento, ha dei vantaggi perché può eliminare degli outlier quando magari ho degli errori, come dice qui la slide. Però mi appare evidente che c'è una grande arbitrarietà in tutte le operazioni che si fanno. Tensione e curvatura. Come si fa? Naturalmente questa è una rassegna molto veloce, ognuno di questi temi andrebbe approfondito. Io vi sto solo elencando per farveli vedere, per dirvi che ci sono. Poi mi soffermerò invece di più sul kriging, perché successivamente il 28, venerdì 28, voi calcolerete anche alcuni campi con un sistema di kriging che abbiamo implementato. Così come avete calcolato la radiazione, interpolate anche dei dati. Qualunque sistema noi abbiamo per interpolare delle curve, poi ci possiamo chiedere, e lo abbiamo anche già visto quando abbiamo interpolato nel nostro caso delle curve di distribuzione di probabilità, ci possiamo chiedere quanto è buona l'interpolazione. Un metodo per dire quanto è buona l'interpolazione è quello di, per esempio, non usare tutti i dati che si hanno, ma usarne solo una parte per ottenere l'interpolazione e calcolare la differenza, l'errore che si è fatto nel predire gli altri. Cioè si separa il campione in due sottocampioni, un campione viene usato per l'interpolazione, un campione viene usato per quella procedura che ha ragione o poco, si chiama validazione però della procedura in cui io calcolo l'errore. Se ho diversi metodi di interpolazione, poi reputerò più buono quello che mi dà il minimo errore, per esempio il minimo scarto quadratico medio dell'interpolazione. Questa è una procedura del tutto generale, si fa con le serie temporali, si fa con i dati, si fa in tanti modi. Un altro sistema è quello che si chiama Jackknife, mi dica. No, non mi do, diciamo, un limite sull'errore che posso fare. Come ad esempio quando uso il keyboard, no? Che ad esempio avrò la soglia. Sì, ma lì, beh, in questo caso non ho. Volendo fare un ragionamento più approfondito, dovremmo dire, non solo diminuisco, ottengo la curva che mi dà il minimo errore, ma per esempio potrei osservare la distribuzione degli errori. Per esempio, se sull'insieme di punti che uso per validazione io ottengo ottengo certi errori di cui calcolo, per esempio, lo scarto quadratico medio complessivo come somma globale, ma potrei guardare anche la distribuzione degli errori ed osservare, per esempio, se è abbastanza gaussiana. Se la distribuzione di errori mi riproduce una gaussiana, l'idea è che io sto facendo una buona interpolazione e che effettivamente gli errori sono il prodotto casuale di errori di misura, per esempio, o di errori di altro tipo. Se invece non ottengo una gaussiana, o per esempio ottengo una curva che ha una forma, una qualche altra forma, mi devo fare delle ulteriori domande. Allora, se il caso, per esempio, è di punti che possono essere solo a valori positivi, è evidente che, per esempio, la curva deve essere skewed, cioè deve avere, non deve essere simmetrica, e potrebbe quindi non essere una gaussiana. Magari potrei pensare che l'errore in questo caso possa essere l'errore normale, cosa di questo tipo, un'altra funzione che abbiamo visto nel nostro corso. Quindi posso fare tutta una serie di ragioni che andrebbero fatti, ma di solito non si fanno mai, o di solito si fanno, dipende anche, come dire, dal
task che stiamo svolgendo, se il lavoro che stiamo facendo comporta, deve avere grande precisione, e metterò in atto anche queste tecniche di analisi per capire se sto facendo bene le interpolazioni. Cercherò di recuperare altre conoscenze sui fenomeni, per esempio se le superfici sono delle superfici di trend, cercherò di farle derivare da una qualche forma di teoria. Se ragiono sulle curvature, cercherò di fare in modo che queste curvature di nuovo non siano relate al tipo di processi che avvengono, per esempio in questo caso io pensavo mentalmente alla topografia, sulle curvature della topografia qualcosa siamo in grado di dire per esempio che in certe ipotesi, ma tutto questo naturalmente io non l'ho mai visto applicato. Tutto è sempre fatto in maniera molto qualitativa e visuale, e non è detto comunque che l'apporto visuale non sia significativo. Certo che rimane, come dire, un soft skill che rimane negli occhi di chi opera, e quindi l'operatore può fare un buon lavoro, però non esistono riscontri oggettivi se non l'esperienza stessa su quello che si è fatto. L'altro modo appunto per verificare, oltre a quello di usare i due campioni, cioè se volete è una procedura estrema, invece di separare il campione di validazione e un campione di calibrazione, io uso tutti i punti meno uno come calibrazione, quindi uso quasi tutta l'informazione, applico il mio metodo, uso il mio interpolatore su tutti i punti meno uno e valuto l'errore sul punto rimanente. Poi però questa cosa la faccio in tutte le combinazioni possibili, cioè se ho n punti o n casi in cui uno per volta il punto è selezionato come punto diciamo in cui avviene la verifica. Questo metodo si chiama in letteratura jackknife o leave one out, lasciane uno fuori. E direi che qui intanto siamo, questa è la prima parte di descrizione. Un'ulteriore cosa: quando si interpola qualcosa è quasi una prescrizione assolutamente necessaria quella di considerare anche dei punti che stanno fuori del dominio di interesse. Voi osserverete per esempio che noi vi abbiamo caricato nei dati che vi abbiamo dato delle stazioni di misura che non sono inerenti solo all'area che del demo rappresentata, dove per esempio avete calcolato la radiazione, ma avete delle stazioni di misura anche che stanno nelle aree limitrofe. Questo perché naturalmente bisogna avere un numero di campioni sufficientemente distribuito bene nello spazio, quindi considerare un'area più grande può aiutare in questo senso. Dopodiché, una volta che si è fatta interpolato, ci si può restringere solo sull'area di nostro interesse. E questo è l'ultimo.